Herbert Kilpin, un nome che dirà poco ai molti, ma tanto ai profondi conoscitori del football. Il pioniere del calcio in Italia ed il fondatore della squadra italiana più titolata in ambito internazionale. Herbert è il nono figlio di Edward, che di mestiere faceva il macellaio, e Sara. Nasce a Nottingham, nelle terre di Robin Hood, il 24 gennaio del 1870. Quante probabilità ci sono di trovare una squadra intitolata Garibaldi nell'Inghilterra di fine 800? Secondo noi prossimi allo zero, eppure è proprio in una squadra intitolata all'eroe dei due mondi che il piccolo Herbie inizia a giocare ala destra. L'Italia è nel suo destino però, perché poco più che ventenne si recò a Torino in alcune aziende tessili. Con sé, oltre alle stoffe, portò una palla di cuoio rosso. Racconterà così una delle sue prime partite. Mi rimboccai i calzoni, deposi la giacca ed entrai in gara. Mi avvidi presto di due cose assai curiose. Prima di tutto non c'era l'ombra dell'arbitro. In secondo luogo, col passar dei minuti, la squadra italiana avversaria andava sempre più ingrossandosi. Ogni tanto uno del pubblico, entusiasmato, entrava in gioco, sicché ci trovammo presto a lottare contro una compagine formata da almeno 20 giocatori. Ciò non ci impedì di vincere 5-0. Era avanti Herbert, era avanti. Era avanti nella tecnica e nella visione di questo sport. Impiegò ogni minuto libero del suo tempo al football. Voleva insegnare le regole dello calcio agli italiani e fu fondamentale per lo sviluppo del movimento calcistico. Giocò per diversi anni nel Torino e perse due finali scudetto. E proprio dopo una di queste sconfitte alzò un bicchiere e pronunciò la frase storica: fonderò un club e vi batterò. Brindarono anche gli anglo-genovesi, sicuri della loro forza. Grazie all'aiuto di Edwards, diplomatico inglese, e Edward Nathan Berra, riuscirà ad unire gli assidui avventori della fiaschetteria toscana, per lo più inglesi, e i frequentatori della birreria Spaten, per lo più italiani e svizzeri. Così, probabilmente, perché la data non è certa, il 16 dicembre del 1899 nasce il Milan Football Club. Fu lui a scegliere i colori della divisa del club, con uno scopo ben preciso, con la celeberrima frase: saremo una squadra di diavoli, i nostri colori saranno il rosso come il fuoco e il nero come la paura che incuteremo agli avversari. Il 18 dicembre 1899 il primo titolo sulla Gazzetta dello Sport riguardante i rossoneri. Finalmente, dopo tanti tentativi infruttuosi, finalmente anche la Sportiva Milano avrà una società per il gioco del football. La nuova Mediano Metodista, leader carismatico. Si dice che nel giorno del suo matrimonio, dopo aver detto sì a sua moglie, partì per la trasferta svizzera contro il Grasshopper. Tornò con una vittoria ed un naso rotto. Si dice inoltre che da buon inglese era solito sempre avere, anche durante la partita, una fiaschetta di whisky e ogni volta che gli avversari segnavano buttava giù un sorso per affrontare l'amarezza. Parallelamente possiamo dire che fu anche il primo a pretendere una dieta rigorosa per gli atleti del club, tra i quali si segnala un centrocampista olandese che di mestiere faceva il tenore, per cui ogni volta che c'era brutto tempo o veniva a piovere era lesto ad abbandonare il campo. Quella squadra comprendeva persone di ogni ceto sociale, affaristi, ciabattini e aristocratici. Kipling si ritirò a 37 anni e diventò arbitro. Celebre il siparietto con un guardalinee. Sotto un temporale, questi chiese un ombrello e si riparò. Herbert non la prese bene e dichiarò furente: mi bagno io, si bagna anche lei. Morì prematuramente nel 1916. Per molti anni fu dimenticato da tutto e tutti e rimase presente solamente nel cuore degli appassionati storici del club. Nel 1998 fu ritrovato il suo ossario e l'anno successivo, centenario della fondazione del Milan, i suoi resti furono trasferiti al cimitero monumentale della città. Anche a Nottingham, sul muro della macelleria del padre, adesso c'è una targa: al fondatore del Milan e al padre del calcio italiano. Thank you, Sir Herbert.
per aver dedicato la tua vita per insegnarci il gioco più bello del mondo. Whoa!